Rassegna stampa di oggi, 30 luglio 2018, cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno. Immigrati, Salvini dice razzismo, compiono 700 reati al giorno, un terzo del totale, poi twitta, tanti nemici, tanto onore. Polemiche sul tweet del ministro dell'Interno, che citi una frase di Benito Mussolini proprio il giorno della nascita del dittatore, la dice lunga sulla sua cultura politica, sul suo rispetto della Costituzione. Lo attacca il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Frattini. Punta a nascondere il fallimento del governo, commenta il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Libia, il governo delle milizie. Dopo il caos seguito alla caduta di Gheddafi, oggi due gruppi si spartiscono il business dei migranti e controllano le partenze dalla costa. Ma per stabilizzare la Libia e arginare il flusso di persone bisogna trattare con loro e non solo, e condividere i proventi del petrolio. I tentativi di ricomposizione del quadro interno della Libia nella fase post-Gheddafi non sono riusciti a contribuire alla pacificazione, alla unificazione e al consolidamento sociopolitico e istituzionale del paese. Le motivazioni risiedono in buona parte nell'identità multipla della Libia, regionalismi, localismi e tribalismi, nella progressiva polarizzazione politica seguita al fallimento delle primavere arabe, ma anche e soprattutto nel ruolo disgregante degli attori internazionali, europei compresi, ognuno dei quali ha cercato di favorire un gruppo interno a discapito dell'altro nel tentativo di avere influenze sul paese. Ilva, ArcelorMittal, Di Maio, tavolo con 62 istituzioni, serve percorso costruttivo. Il sindaco di Taranto gli risponde sceneggiata. All'incontro al MISE per la presentazione dell'addendum migliorativo sul fronte occupazione e ambientale sono stati invitati associazioni di consumatori, comitati locali e sigle che hanno contestato il primo cittadino Melucci, che attacca dal ministro dilettantismo Spaccone. Il gruppo fa sapere che l'allargamento delle collocazioni è del tutto in attesa. La FIM dice passerella, la FIOM risponde chiarezza sui tempi e modi della trattativa. Il titolare del MISE replica, non è un club privato. Sondaggi, continua la luna di miele tra il governo e gli italiani, la fiducia al 61%, populismo proprio solo per il 43% in negativo. L'apprezzamento per l'esecutivo registrato a 2 mesi dall'insediamento da un sondaggio condotto da Ipsos per il Corriere della Sera. Una rilevazione SWG pubblicata da Il Messaggero illustra come sia mutato il parere della popolazione nei confronti della categoria demagogia, appunto. Adulazione sistemica della folla, fare appello agli istinti più bassi delle persone. Ed è questo è quello che vogliono, cari amici, questi populisti. Latina, inseguono e picchiano il presunto ladro, due persone accusate di omicidio preterintenzionale. La vittima è un cittadino marocchino di 43 anni, la sua vettura era stata segnalata ai carabinieri intorno alle 2 di notte. A bordo è stato ritrovato uno zaino con arnesi da scasso. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa, vi ricordo che è edita da RST Science Pianeta Oggi TV. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.